redigio.it e la storia continua. Siamo a Milano, ma nel 140 anni fa Milano come stava? Cominciamo a chiederci dove siede Milano. Quasi a metà del pendio, tra le foci del Po e le radici delle Alpi, siede la nostra città, in un piano che un tempo esser doveva indisputato dominio di acque, che ancora non si denominavano Po, Ticino, Adda. E nella incommensurabile vita del mondo fu un'età dove i ghiacciai occuparono tutta quella che fu poi la Lombardia, stendendosi forse fino al mare, e a poco ritirandosi, quei ghiacciai lasciarono immense morene, cioè il detrito dei monti e delle valli da cui provenivano, di varia natura e formazione. I fiumi, ripreso il corso, sapersero la via tra quei frantumi, dove sciolti, dove ristretti in dure puntinghe. Altrove le acque si avvallarono in laghi, immensi massi di natura differenti dalle circostanti montagne, rimasero erratici per la pianura e fin sulle vette, dove erano scesi col ghiacciaio, e sopravvennero enormi eruzioni che sollevarono quegli strati, essi medesimi modificandosi secondo l'ossatura precedente e con l'opera dei fiumi e delle erosioni, attraversarono i cumuli morenici e così formossi l'orografia del nostro paese, dove infinite colline, composte di detrito, offrirono studi curiosissimi allo scienziato, come graditissima fatica all'agricoltore. E i nostri prati cominciarono a lavorare i rialzi, ove ad arene e stagni si alternavano una vegetazione palustre. E non scoraggiati dall'infelicità delle prime riuscite, le acque spaglianti adunarono, incanalavano le correnti e per un labirinto di rigagnoli le condussero a irrigare i fondi e deporvi il terriccio. Lasciarono crescere foreste là ove giovasse, disboscarono le pendici sulla Tie e dove prima gracidava la rana e saltellava il grillo, estesero lunghissimi filari di pioppi e salici al basso, di viti, di frutti, i gelsi in poggio. Alle campagne silicee, calcaree argillose chiesero il frumento, il grano turco, l'amelica, il miglio, il lino. I prati disposero in modo da averne fino a 7 tagli di fieno, col quale alimentarono le giovenche, generose di latte e di formaggi, mentre sotto le acque fecero crescere la canapa e il riso. Un'occhiata in giro e vi parrà vedere un immenso giardino coltivato con quell'arte che s'asconde come negli inglesi e con una vegetazione variatissima. Là, lontani, crivi, inghirlandati di pampani. Qua, frutteti e ortaglie. Poi, il verde perenne dei prati a marcita, la succosa verdura dei gelsi in contrasto con l'argentina dei salici e con la tremola del pioppo piramidale. Solo al lembo, fra Borea ed Occidente, uno sterilume aspetta nuovi trionfi dell'industria umana. Dappertutto poi alla frequenza di ville, di case, di borgate, congiunte da inestricabile rete di strade che recapitavano a questa città ove più di 300.000 persone operavano e soffrono, godono, sospirano, senza forse sapere l'una dell'altra.
La provincia occupa 2.992 chilometri quadrati, con una frontiera di 825 chilometri, in cui i metri 367.286 di strade pubbliche e di quelle comunali, e 1 milione di abitanti. Questa ampia città, questa circostante urbanità, queste artificiose comunicazioni ci furono dunque tramandate dai padri nostri, quei padri che troppo leggermente deridiamo come Baggiani, come Ambrosiani, mentre dovremmo ringraziarli dei tanti benefici, ricambiarli col prepararne altrettanti ai nostri nipoti, studiarne la storia. Storia di coraggio che induce alla perseveranza nella persuasione che l'albero piantato oggi tarderà molti anni, ma pure fiorirà e fortificherà. È una storia di consolazione che ci mostra come i secoli dei nostri padri non furono migliori dei nostri e in conseguenza ci insegna di non infigarda rassegnazione a mali cresciuti e creduti irremovibili, ma a sopportare virilmente le proprie educatrici e i patimenti rigeneratori.